ordinaria burocrazia, quella di Daniela alle prese con la sua disabilità e soprattutto alle prese con la sordità della macchina che dovrebbe aiutarla. Ci spiega tutto Eleonora Fioretti. A quel punto, tramite un neurologo, ho fatto degli accertamenti a tour de grado ad ogni anno diagnostica da malattia. È il 2016 quando Daniela scopre di essere malata di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa. È da quel momento che inizia per Daniela il difficile lavoro quotidiano di accettazione di una patologia che l'ha già costretta sulla sedia a rotelle, ma la battaglia per lei ora è contro la burocrazia. Abbiamo fatto richiesta per l'accompagno e il tutto è fermo per burocrazia, per il semplice fatto che il giudice che dovrebbe firmare il mio mandato per l'accompagno è stato respinto. Fin quando non verrà nominato un nuovo giudice, rimarrà di interesse a noi in giacenza. L'accompagno per me rappresenta anche un aiuto economico. Io guardo il futuro perché non è che starò sempre in queste condizioni. Io lo so che andrò peggiorando. Non solo Daniela attende da 10 mesi l'accompagno che le spetta, ma da aprile 2017 ancora non ha mai percepito la pensione come ex dipendente pubblica. Daniela lavorava in una delle biblioteche di Roma, un lavoro che amava ma che è stata costretta a lasciare. Posso aiutarla? Buongiorno, vorrei avere notizie sulla mia pensione. Ogni volta che chiedevo venivo sballottata dall'Inps del Tuscolano, quello del Flaminio e viceversa. Attualmente mi è stato detto ai primi di dicembre che la mia menzione è andata alla firma del direttore. Io ho guardato questa mattina sul sito dell'Inps, a oggi ne ho fatti 1 euro. In attesa di risposte, Daniela conta sull'aiuto della famiglia, dei figli e del marito e sui risparmi messi da parte, perché le spese per ora sono tutte a suo carico. In ultimo l'acquisto di una nuova sedia a rotelle. La ASL me ne ha passata una che è pesantissima, è enorme, non mi entra nell'ascensore. Vorrei che fossero rispettati i miei diritti, anche quelli degli altri, perché io mi medesimo in chi non ha le mie stesse possibilità, sia economiche che familiari.